insieme a Riccardo Cappelli, presidente della Boscaglia, a parlare di questa realtà che opera un po' in tutta la regione, una realtà in crescita che parte però da una storia lontana. Sì, la Boscaglia SRL nasce nel 2017, quindi è una struttura relativamente giovane, ma con delle radici nel passato della zona importanti. Nasce qui a Radicondoli e si allarga a tutta l'area sud della Toscana fino ad arrivare alla costa, grazie anche ai percorsi intrapresi insieme ad altri soggetti che hanno creduto nel progetto di rinascita appunto della società che parte proprio dalle ceneri della cooperativa Boscaglia qui di Radicondoli. Il percorso, come dicevo, relativamente giovane della struttura ha visto poi l'ingresso nel capitale della SRL di tre cooperative, la Terre d'Etruria, la CFT e Agriambiente Mugello, che hanno creduto nel progetto di ripartenza, fortemente voluto, e questo ci tengo a sottolinearlo, da tutto il personale, da tutti i dipendenti che sono il cuore vero della struttura e che hanno fatto tanto e ancora tanto stanno facendo per il successo dell'iniziativa. Questo è il vero segreto del percorso portato avanti e dei successi che finora sono arrivati. La Boscaglia è una società che si occupa di verde, e sia di verde pubblico che di verde privato, di giardini, orti e quant'altro può richiedere chi ha uno spazio in campagna o comunque all'aperto. Personale altamente preparato, professionale, e che si sta muovendo, come dicevo, un po' in tutta la Toscana. Avete rapporti sia con le amministrazioni pubbliche che con privati. La diversificazione dell'attività è un pochino alla chiave dello sviluppo del fatturato che l'azienda sta registrando. Non solo privati in ambito della cura, progettazione e realizzazione di spazi del verde, ma anche in ambito agricolo. Una delle attività che si sta cercando di sviluppare, grazie anche al socio di maggioranza, è quella di sviluppare rapporti con il settore agricolo, appunto con le aziende agricole, quindi prestare servizi anche in questo tipo di attività, da raccolta delle olive, potature, trattamenti e così via. Ma il cuore pulsante dell'azienda è sicuramente, nel corso degli ultimi anni, lo sviluppo del settore privato. Quindi la realizzazione di giardini, impianti di irrigazione, manutenzione dei giardini, piantumazione, anche con tecniche innovative che vanno nell'ottica del rispetto appunto ambientale massimo, quindi attrezzature elettriche piuttosto che a motore, tree climbing. Abbiamo delle squadre specializzate con corsi di formazione, certificazioni in questa tipologia di attività, pilo diserbo, quindi tutta la parte anche della gestione dei borghi storici trattata con sistemi e tecniche di lavorazione moderne, attuali, che cercano di andare incontro a quelle che sono le richieste sia della pubblica amministrazione, ma sempre di più dei privati, che hanno un occhio e anche una dinamicità, diciamo, nei rapporti in questo periodo, purtroppo maggiore rispetto anche a soggetti con cui eravamo abituati ad operare, quindi vari consorzi e così via. E infatti era proprio dal Covid che volevo ripartire, no? Perché ci ha tutti portati a vivere di più la campagna, sì, gli spazi all'aperto, e magari ad avere anche un'attenzione maggiore alla pianta, al fiore, a come viene tenuto il territorio che ci circonda, e quindi anche eventuali giardini che uno può avere. Sì, sì, sicuramente abbiamo registrato questa tendenza, chiaramente con tutte le difficoltà del caso, perché purtroppo, pur essendo aziende che nel periodo anche del lockdown hanno avuto la possibilità, la fortuna di poter continuare a lavorare, chiaramente l'abbiamo fatto con
delle restrizioni e degli aggravi di costi, di aggravi organizzativi, problematiche organizzative non indifferenti, però abbiamo riscontrato che effettivamente c'è un ritorno a un apprezzamento importante sia da un punto di vista culturale in agricoltura, piccoli orti, piccole manutenzioni, cura del verde, è diventato da un hobby a uno stile di vita, e quindi questo sia in termini di business, quindi di potenziale mercato, sia in termini anche di un ritorno un po' ad apprezzare quello che il nostro territorio ci offre da parte di tutti, è sicuramente un dato positivo in un periodo di 2 anni molto negativo un po' per tutti, ecco, quindi tirando fuori quello che è il bicchiere mezzo pieno, sicuramente c'è un ritorno a dei valori importanti, e noi siamo al pezzo per poter supportare questo tipo di domanda. Tra l'altro la Boscaglia ha sede a Radicondoli, nella campagna di Radicondoli, in un luogo straordinario perché c'è un panorama bellissimo, sì, che porta a vedere quasi fino al mare. Sì, 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 veramente. E oltre a questa sede, che è la sede principale, dove l'anima della struttura della società ha il maggior numero di dipendenti e è più strutturata, abbiamo anche altre 2 sedi operative, una a Santa Fiora sulla Miata e una a Castagneto Carducci, dove operiamo prevalentemente in ambito agricolo, ma chiaramente cerchiamo di diversificare anche l'attività così come qui su Radicondoli, e quindi la presenza territoriale, soprattutto in questo tipo di servizi, è una presenza molto importante, oltre che per un discorso di contenimento dei costi, anche per un discorso di visibilità, di presenza, di possibilità di rispondere alle esigenze sia del privato che del pubblico in modo molto più dinamico, flessibile, puntuale. Anche. Il consiglio di amministrazione che altri obiettivi si pone? Perché adesso le cose stanno andando bene, guardando al futuro? Sì, il consiglio di amministrazione sicuramente vede i risultati raggiunti in questo triennio come ottimi risultati, ma che devono essere considerati come punto di partenza per uno sviluppo dell'attività. La diversificazione di cui abbiamo parlato chiaramente ci pone delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente in termini anche di strutture, di attrezzature, di formazione del personale, quindi gli obiettivi che ci diamo sono quelli di essere sempre più al servizio del privato, essere sempre più professionalizzati in questo ambito, non dimenticando chiaramente essendo pronti a rispondere alle esigenze del pubblico laddove ci sia la possibilità di lavorare così come prima la cooperativa e la Boscaglia nei suoi primissimi anni di attività, la SRL hanno operato a supporto appunto dei vari territori. È chiaro che dobbiamo porci come obiettivo quello di avere un'organizzazione che ci permetta di essere competitivi, fermo restando che la programmazione dei lavori, così come è sempre stata fatta e come è sempre esistita nell'ambito del verde, soprattutto nel pubblico della forestazione, purtroppo viene meno. Quindi dobbiamo rapportarci sempre di più come una struttura dinamica sul mercato che deve dare risposte prevalentemente ai privati con tutte le problematiche del caso. Quindi l'obiettivo è quello di strutturarsi sempre di più per essere competitivi e raggiungere i traguardi di fatturato che, partendo dai 3 milioni di questo anno, devono essere lo standard come base di crescita, e 3 milioni per un'azienda di questo tipo è il primo anno che li raggiungiamo, quindi mi sento di essere più che soddisfatto del lavoro svolto dai ragazzi, da tutta l'organizzazione. Buon lavoro. Grazie.